Bella a tutti ragazzi, vi parla Foxhound, oggi noi qui su GT5 online per parlarvi ragazzi di una cosa che mi avete chiesto veramente tutti quanti, da anche quelli che diciamo comprano account moddati da me o semplicemente posseggono un account moddato. È Foxhound, ma veniamo bannati se abbiamo un account moddato? Quindi se noi abbiamo un account moddato veniamo bannati da GT5 online? Questa ragazzi è la domanda che mi fate tutti quanti e oggi sono qui appunto per rispondervi. Allora ragazzi, semplicemente dovete mettervi in testa questa cosa e dipende soprattutto dal mod che vi modda l'account. Quindi se vi fate moddare da uno che comunque sia non lo sa fare, però comunque sia non usa dei tool giusti o semplicemente dei mod menu giusti, rischiate ragazzi poi che venite appunto bannati. Quindi ragazzi, adesso vi dico come poter tra virgolette evitare il ban, specialmente ragazzi su PS4 e su Xbox One. Allora, quando voi vi fate moddare ragazzi un account e magari ve lo fate trasferire da PS3 a PS4, dovete ragazzi mettere veramente sotto i 100 milioni, quindi vi dovete far mettere ragazzi sotto i 100 milioni e un rango non superiore al 500. Perché ragazzi? Perché la Rockstar non è che vi banna il profilo del GT Online, quindi non potete più accedere a GT5 Online, ma non potete proprio più accedere con quel profilo, quindi a tutti i giochi. Quindi ragazzi, per questo sto dicendo che dovete ragazzi farvi moddare l'account, ma quando lo trasferite da PS3 a PS4 dovete ragazzi stare attenti a mettere rango e soldi, a farvi mettere rango e soldi. Per quanto riguarda ragazzi Xbox One è molto più controllata rispetto a Sony, quindi ragazzi le cose per fare sono farselo moddare da PS3 e poi ragazzi passarlo a Xbox One. Facendo ciò ragazzi non dovreste rischiare assolutamente il ban, anche se vi mettete più di 100 milioni. Comunque se ragazzi un consiglio che vi do io è sempre quello di farvi mettere meno di 100 milioni e meno di rango 400. Ve lo dico ragazzi perché comunque sia rischiate veramente molto molto di meno il ban. Per quanto riguarda ragazzi old gen, quindi PS3 ed Xbox 360, non lo so ragazzi se la Rockstar banna se vi mettete più di 100 milioni, però ragazzi sicuramente i server sono meno controllati rispetto a quelli di PS3 e Xbox One, quindi diciamo potrete stare più liberi nel mettervi i soldi e il rango. Però ragazzi vi consiglio sempre appunto di mettere più o meno 100 milioni, insomma non deve superare 100 milioni ecco su old gen. Quindi ragazzi questi diciamo sono i trucchetti diciamo per non farsi bannare l'account quando ve lo trasferite sulle nuove console next gen o semplicemente avete un account su old gen. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi ricordo di lasciare un piace a questo video per supportarmi e di iscrivetevi al canale se non siete ancora per non perdervi i prossimi video. Vi do un'altra passata alla pagina Facebook dove troverete il link in descrizione e di passare ragazzi nella seconda crew di PS4 in quanto la prima è piena, quindi se volete entrare nella crew, dato appunto che la prima è piena, potrete tranquillamente entrare nella seconda che tanto trovate il link in descrizione. Quindi nulla ragazzi, noi ci sentiamo in un prossimo video, un saluto da Foxhound, bella!